Eccolo, faccio questo primo vlog con la GoPro, cercando di capire l'audio, se è buono o no. Mi è arrivata ieri, quindi non riesco a capire ancora la qualità del video. Ho trovato dei settaggi da usare su un canale YouTube, adesso magari vi lascio il link in descrizione. È il primo video che faccio, quindi non so né la qualità audio, video, lascio a voi eventuali commenti negativi o positivi, fatemi sapere. Sono arrivato a Lisbona da circa un'ora. Ormai il viaggio obbligato per chi vuole venire alle Azzorre è Lisbona e poi arrivare sulle isole. Ecco, io faccio il classico esempio. Aspetta, si avvicina un attimo. Ecco qua, vediamo un po' come. Faccio il classico esempio di un italiano, di un portoghese, scusate, che vuole andare in Sardegna. Per ovvie cose deve passare attraverso l'Italia, Milano, Roma, e poi da lì prendere un altro aereo e arrivare a Cagliari. Lo stesso fa uno straniero che deve arrivare alle Azzorre. Sono arrivato da Milano, sono partito A che ora sono partito da Milano? Aspettate. Eccomi qua, come vedete. Eccola qua. Allora, partito da Milano alle 7:05 e sono arrivato qui dopo 2 ore e 45 di volo. Più o meno l'albergo alle 9, 9:10, 9:15. E domattina c'è la sveglia alle 5 e mezzo perché alle 6 e un quarto, 6:20 ho il taxi. E quindi vediamo di non fare figuracce ed arrivare in tempo, ok? Ne approfitto per presentarvi il cappellino che mi accompagnerà per la maggior parte del tempo qui in Portogallo, alle Azzorre. Per diversi motivi, il sole, l'acqua, sarà molto spesso bagnato, quindi per praticità, più che altro per praticità. Ritirerò le valigie domani a Orta, quindi non ho dovuto ritirare valigie a Lisbona, quindi me la sono cavata tranquillamente con la metropolitana. Dopo ci sono 5 fermate all'aeroporto, LM Airport, il nome del corretto di questo albergo. Se vi piace lo stile bed and breakfast, le camere sono molto pulite, il bagno è in comune, ci sono 4 bagni, ma sono in comune, anche questi curatissimi, pulitissimi, il wifi funziona benissimo e la colazione è inclusa. Domattina magari faccio una panoramica della colazione, però non è male. E buonanotte, ci vediamo domani perché sono morto. A domani, ciao ciao! Eccomi qua, oh, finalmente all'aeroporto di Lisbona, del volo delle 8. Devo dire, non male l'aeroporto di Lisbona, è enorme, la giornata è splendida, come potete vedere. E prossima tappa, Orta, Azzorre, a dopo! Atterrato a Faial, bel volo, tempo incredibile, non male, non male. La montagna dove ti Ok, ecco, a bordo del traghetto che porta dall'isola di Faial all'isola di Pico. Stanno ultimando le ultime operazioni e poi partiamo. Perché atterrare a Faial? Perché è più economico? Semplicemente perché ci sono più voli disponibili. Quindi di solito i turisti scelgono di atterrare a Faial e poi con 20, forse 15 minuti, 20 minuti di traghetto arrivano a Pico. Eccomi qua, arrivato sull'isola. Questo è il porticciolo, finalmente. Quindi, Italia, Azzorre, ci vogliono più o meno, sì, un giorno di viaggio. Purtroppo lo scalo a Lisbona non è tanto comodo per gli italiani, perché la maggior parte delle volte ci costringono a spendere la notte a Lisbona, però
va bene, insomma, una bellissima città tutto quanto, però un po' di tempo ci vuole. Eccomi qua. E questo è il Diving Center. Ecco il giorno dopo, sono già in macchina, già finito il primo giorno di lavoro, sto tornando a casa e ieri sera ho dato un'occhiata ai video del fatti in camera d'albergo con la GoPro 7. Devo dire che sono venuti un po'... la qualità non è delle migliori, c'è un sacco di rumore video e quindi la GoPro ancora niente, con le basse luci ancora bisogno di aiuto, quindi dovrò prendermi una luce esterna e cercare di migliorare la cosa. L'audio l'ho visto è molto migliore, l'ho sentito, scusate, molto migliore rispetto alla 5 e alla 6 che avevo prima, quindi non è male. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video fatemelo sapere, se non vi è piaciuto fammelo sapere lo stesso, mettete un like perché per me sono fondamentali per capire un po' la direzione, se è giusta o sbagliata, e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, se avete voglia di venire a trovarmi alla Zorra, correte, perché si preannuncia una stagione veramente, veramente importante. Ci sono già andato sott'acqua un paio di volte e notevole, già una rana pescatrice di un metro e mezzo, un sacco di vita, ancora la visibilità non è un granché ma sta migliorando giorno dopo giorno, quindi a presto e un saluto a tutti, al prossimo video, ciao!